Come si sente oggi? Meglio? Sì, sì, sto meglio, lo sto accettando. Tanto non è che Bersani fosse più di sinistra, voleva Monti come ministro dell'economia, Monti col suo fiscal compact. Il vostro? Perché il nostro? Si ricorda che avete votato per inserire il pareggio di bilancio in Costituzione? No. Voi del PD, non si ricorda? Qual è l'ultima cosa che si ricorda? Berlusconi. Mm-hmm. Berlusconi che sale al Quirinale per dimettersi. E sì, noi in piazza coi tamburelli, lo sfumante degli scout, e poi ciao Berlusconi, ciao, addio Berlusconi. Poi c'è stato il governo Monti. Sì, e noi eravamo all'opposizione. No, voi avete votato la fiducia, si ricorda? Con la Fornero. No, io ero in piazza a protestare contro la Fornero, quella ha aumentato l'età pensionabile a mio padre, mio zio era un esodato. Sì, ma voi li avete votati quei provvedimenti, si ricorda? No. Voi e Berlusconi, il senso di responsabilità... Sì. Vabbè, ma era un'emergenza. Poi ci sono state le elezioni e noi abbiamo vinto. Vinto? Diversamente vinto. E avete fatto il governo con Bersani. No, Berlusconi. Avete fatto il governo con Berlusconi. Guardi, ma mi sta confondendo con un altro paziente. Non è possibile. E noi che sta rimuovendo. Si ricorda che c'era Alfano, vice premier? Il governo Letta. Come no, Enrico Letta. Ma Enrico Letta è democristiano. Però è del PD. Amo sempre questa cosa dei democristiani. È rimozione. Vabbè, adesso questo periodo buio ce lo siamo lasciati alle spalle, perché c'è Renzi che ha fatto il suo governo, perché ha vinto le elezioni. No, è la proiezione di un suo desiderio inconscio questa. No, guardi, dottoressa, che si sbaglia. Io ho proprio l'immagine precisa in mente. Mi ricordo che eravamo tutti quanti a votare al seggio elettorale per strada. Renzi ha vinto e io gli ho pure dato 2 euro. Ma erano le primarie quelle, non le elezioni, si ricorda? Ah, erano le primarie. Confonde. Perché mi confondo sempre. No, vabbè, però adesso basta Letta, basta Alfano. Adesso ci buttiamo tutto alle spalle, perché adesso è Premier Renzi. Adesso! E il suo ministro degli interni è sempre... Pippo Civati! No, che Civati? Fabrizio Barca! No, non è un uomo del PD. No, lo so, Deborah Serracchiani. Perché noi volevamo metterci una donna, perché no, siamo No, non è Deborah Serracchiani, no. Laura Puppato. No, il ministro degli interni del governo Renzi non è del PD, lo ricorda? Lo so. È Vendola, perché avevamo fatto le elezioni assieme, che poi se ne vinciamo facciamo il governo assieme. No, non è Vendola, Vendola sta all'opposizione. Nostra. Sa chi è il ministro degli interni del governo Renzi, no? È Alfano. Non è Alfano. Formigoni, si ricorda Formigoni? Guardi, Renzi diceva sempre, mai più l'Argentese, perché nessuno è più bipolarista di me. Si dice bipolare. Respiri, un bel respiro. Guardi, facciamo un gioco. Adesso io le dico una frase e lei mi dice chi l'ha detta. Ok, però facile. Le leggi sul lavoro degli ultimi anni non hanno prodotto più precarietà. Lo ha detto Matteo Renzi, si ricorda? Vabbè, però ha detto la Merkel, basta austerity, cambieremo i vincoli di bilancio. No, ha detto rispetteremo i vincoli di bilancio. Vabbè, li cambieremo se li rispetteremo. No. Abbiamo detto basta, non compriamo più gli F-35. Calma. Perché? No, li compriamo. Che ci fai con gli F-35? No, sta delirando, lei sta delirando. Le unioni civili. No, le unioni civili. Lo Ius Soli, le cose rosa, abbiamo cancellato il porcellum, via il porcellum. No, è sempre una sua proiezione inconscia. Abbiamo cancellato le liste. Bloccate. No. Sì, abbiamo dato ai cittadini. No, è un'allucinazione questa. Torna alla realtà. Qui. Ci sono ancora le liste bloccate. Certo che ci sono ancora le liste bloccate. Ma allora, ma porco il cazzo, ma che stiamo facendo? Il governo con Alfano e con Lupi. È la fase della rabbia questa. Questa viene dopo il rifiuto, è normale. Poi c'è l'accettazione. Accettazione è un par de cazzi. Dovevamo rottamare tutto e stiamo a far governo con i Ciollini. Calmo. Vaffanculo. Se stiamo a far scavalcare a sinistra dal Papa. Se sei di sinistra e vuoi smettere di soffrire, vota l'altra Europa con Tsipras. Firma per la lista, conosci i candidati e leggi il programma su www.listatsipras.eu.